Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Un pedone di 74 anni è stato travolto in via Augusta a Siracusa da un'autovettura. Ascoltiamo cosa è successo in questo servizio. Incidente mortale in via Augusta a Siracusa, non ce l'ha fatto un pedone che secondo una prima ricostruzione sarebbe stato investito mentre attraversava la strada. Sul posto due ambulanze del 118 insieme ad una pattuglia dei vigili urbani al mezzo del soccorso stradale. Le condizioni dell'uomo sono subito apparse disperate. Si tratterebbe di un uomo di 74 anni, Aldo Monreale. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato travolto e trascinato per diversi metri per poi essere sbalzato contro il muro. Coinvolta nell'incidente un'utilitaria che viaggiava in direzione viale Scala Greca. Alla guida un uomo condotto in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. L'uomo sarebbe apparso tuttavia in stato confusionale. Passiamo alla politica. Pippo Gianni lancia la sua candidatura per le prossime amministrative di Priolo che si svolgeranno tra maggio e giugno. Priolo come Beirut, mi impegno a rilanciarla. Così Pippo Gianni, volto noto nella piccola città a nord di Siracusa, lancia la sua candidatura per le prossime amministrative che si svolgeranno tra maggio e giugno. Ex consigliere, assessore, deputato regionale e nazionale, adesso scende di nuovo in campo per una nuova sfida, quella di primo cittadino. Non ha un partito alle spalle, ma sta costruendo una lista civica per salvare Priolo, composta solo di giovani che vogliono recuperare la storia e la cultura di Priolo, dichiara Pippo Gianni. La città viene fuori da una ferita profonda, come quella della vicenda che ha coinvolto il sindaco Antonello Rizza, il quale per questioni giudiziarie ha dovuto lasciare la poltrona affidando tutto al vice Santo Gozzo. Quest'ultimo sta svolgendo le funzioni di primo cittadino in attesa dell'arrivo di un commissario straordinario. Pubblicati sul sito dell'assessorato regionale due preavvisi relativi alla promozione dell'ecoefficienza e alla riduzione dell'energia primaria negli edifici pubblici. Ascoltiamo il servizio. Pubblicati sul sito dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità i due preavvisi relativi alla promozione dell'ecoefficienza e alla riduzione dell'energia primaria negli edifici pubblici. Lo ricorda Vincenzo Vinciullo, che rilancia una sollecitazione già partita durante il suo mandato all'ARS. Entrando nel dettaglio, il primo bando per 55.526.000 euro circa è destinato a tutte le amministrazioni pubbliche operanti in Sicilia e di conseguenza potranno partecipare anche scuole, università, comunità montane, IACO, camere di commercio, enti del Servizio Sanitario Nazionale ARAN. L'obiettivo è efficientamento energetico. L'altro bando per 72.259.000 euro circa è destinato ai comuni della regione siciliana, anche nelle loro forme associative, ai liberi consorsi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani e alle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Saranno ammissibili, spiega Vinciullo, a contributo finanziario le operazioni di realizzazione dei lavori pubblici sulle infrastrutture di sistema di pubblica illuminazione esistenti finalizzati alla riduzione dei consumi, inclusi eventuali interventi di sperimentazione e applicazione di innovazioni tecnologiche. Vorrei ricordare che in fase di discussione in Commissione Bilancio della programmazione 2014-2020 venne evidenziata la necessità che non solo gli edifici fossero oggetto di intervento, ma anche tutte le reti di illuminazione pubbliche, quindi comprese le strade provinciali, oltre che le strade comunali. Dopo due settimane di sciopero tornano al lavoro gli operai della Sademi Costruzioni. I dettagli in questo servizio. Dopo due settimane di sciopero tornano al lavoro gli operai della Sademi Costruzioni. Riparte quindi la manutenzione straordinaria dell'edificio di edilizia popolare di via Cassia 69 appaltata da IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari. Ieri sera nella sede di Confindustria Siracusa è stato siglato l'accordo tra i rappresentanti sindacali degli edili di CGL, CISL, UIL, Sebastiano Gionfriddo, Gaetano Labraca e Salvo Carnevale, il titolare dell'impresa.
Da domani riapre il cantiere. L'accordo prevede il pagamento di un primo immediato acconto e il ripristino della regolarità degli stipendi in 3 step. Comunque entro la fine del mese di gennaio, così da permettere ai lavoratori di avere entro il 31 anche la mensilità di dicembre. Siamo molto soddisfatti, sostengono i sindacalisti, si è riusciti a ripristinare una situazione di normalità in un cantiere che si era fatto incandescente, poiché si erano saldate le proteste dei lavoratori con il crescente malessere degli inquilini. Fenial UIL, Filca CISL e Fillea CGL monitoreranno adesso la situazione degli altri 11 cantieri IACP in corso. Nasce il comitato Una scuola con tutti, che come prima richiesta pone un lavoro di razionalizzazione di sedi e plessi. Nasce dai genitori di alunni degli istituti comprensivi comunali il comitato Una scuola per tutti, che come prima richiesta pone un lavoro di razionalizzazione di sedi e plessi. Nei 15 istituti nati a Siracusa dopo l'autonomia scolastica del 2000, non è mai avvenuto l'adeguamento normativo e strutturale degli edifici da parte dell'ente proprietario, cioè il Comune di Siracusa, spiega la portavoce del comitato Tania Urzì. Oggi dobbiamo purtroppo annotare che il piano di razionalizzazione avviato negli scorsi anni, che manteneva la territorialità come criterio fondante, sembra aver subito un brusco arresto, lasciando il passo a decisioni spesso calate dall'alto senza l'adeguata concertazione. Il presidente del Comitato dei Genitori, Prospero Dente, ricorda inoltre che come le iscrizioni per l'anno scolastico 2017-2018 sono già state avviate e che dalle stesse dipende la conferma delle classi esistenti e la formazione delle nuove, con la conseguenza della composizione dell'organico relativa il personale docente e il personale ATA. In questi giorni avverrà la consegna della scuola di via Caltabiano all'istituto comprensivo Archia. Se da un lato comprendiamo che è decisione nell'interesse di gestire gli esuberi presenti nello stesso istituto, dall'altro non possiamo non sottolineare come questa assegnazione sia avvenuta senza tenere in alcuna considerazione né il criterio della territorialità, adottato dalla stessa amministrazione in sede di conferenza dei sindaci, tanto che nel 2016 e nel 2017, né tantomeno di eliminare la compresenza di istituti diversi nel medesimo edificio. Come genitori, insiste Dente, restiamo fermamente convinti che sia fondamentale preservare una scuola di territorio, mantenendo una visione complessiva e non di interesse del singolo istituto comprensivo. In conclusione, lo sport con la ripresa dei campionati dilettantistici siracusani, ce ne parla Beppe Ianni nel servizio che segue. Ferme le società di Serie C Siracusa e Sicula Leonzio, l'inizio del 2018 riaprono i battenti dei campionati dilettantistici siracusani, a cominciare dalla promozione Girone D con l'anticipo tra l'ERG e la Rinascita Anetina, un derby sempre affascinante e ricco di emozioni calcistiche. Lo Sporting Augusta che riceverà a Villasmundo il roccioso Mister Bianco, mentre l'Enna Calcio se la vedrà col Megara Augusta. Il Carlentini del nuovo tecnico Giovanni De Leo andrà in visita a Licodia Eubea in casa dello Sporting, come pure il Real Siracusa di Mister Walter Forti viaggerà a Modica per incontrare il Frigintini. Turni casalinghi per lo Sporting Priolo che ospiterà il New Modica e per Floridia che riceverà gli Etnei del Motta Sant'Anastasia. E proseguiamo con la prima categoria, Girone G, che si giocherà la 12ª giornata d'andata con il Città di Canicattini che è impegnato nel match casalingo con l'Atletico Scicli, che è la gara di alto bordo perché si tratta della capolista Iblea. Il Ferla di Costanzo invece incontrerà tra le mura amica il Caramineo, mentre il Santa Lucia del presidente Di Stefano se la vedrà con la Virtus Ispica, derby noto solarino al Palatucci,
una partita molto sentita da parte di due tecnici, Bonarrivo e Melluso, ed infine la trasferta insidiosa per il Portopalo che dovrà andare nella tana del Percicli. Bene, era questa la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e l'appuntamento alle prossime edizioni.